questa è la vita a bordo, questa è la coperta. Voi dovete immaginare un continuo abbaiare di cani. Ah, fra l'altro, in quei mesi che passano, perché passano sei mesi da quando partono da Londra a quando arrivano lì, questi cani si moltiplicano, quindi in realtà sono pieni di cani. Cioè, da un certo punto di vista, questa vettura prova qualcosa che si sente dire, come detto, i cani sono il miglior amico dell'uomo. E in qualche modo in questa vettura si vede, perché faranno delle cose incredibili questi cani. Guardate questa foto celebrativa, questo è l'equipaggio. Se andate a vedere i libri di Shackleton, vedrete che sono piene di foto celebrative. La cosa bellissima è che coglievano qualunque occasione per farsi una foto di gruppo. Sembra cose banali, ma come faccio io a creare squadra? Anche attraverso questo, al fatto che siamo uniti insieme all'interno di una foto, che ci raggruppiamo e dimostriamo di essere qualcosa uniti. Questo crea anche questa squadra. Quello che vedete in mezzo è Shackleton. Quello con sempre con staria da maniaco è Wild. Questo è il capitano Worsley, grandissimo navigatore, pessimo comandante di uomini, ma un navigatore eccelso, ed è grazie a lui, in buona parte, che loro torneranno a casa. Questo è Crean, è il secondo in comando. Questo signore, che sembra un 95enne, ha 49 anni, ed è il carpentiere di bordo. Era una piccola unità che doveva stare in autarchia fondamentalmente, dovevano poter sopravvivere. Ed era particolarmente negativo. Negativo nel senso di pessimista, non negativo che non fosse. Era abilissimo nel lavoro, ma si lamentava di continuo. Questo è il pack. Qui si stanno avvicinando al punto in cui hanno fatto la partitella. Vedete? La nave naviga all'interno di una sorta di poltiglia di acqua, ghiaccio e neve. Il pack piano piano si addensa davanti a loro, fino ad arrivare qui. A un certo punto si rendono conto che non è più possibile andare avanti. La nave semplicemente si incaglia. Da lì partirà il lungo inverno artico. Ora, è qualcosa di previsto quando si fa queste missioni, non è che l'abbia presa. Oddio, ci siamo incagliati nel ghiaccio, no. È qualcosa che sanno che può accadere, che è molto probabile che accada. Quindi sono attrezzati per farlo. Tramutano semplicemente la nave in una stazione invernale. Resta bloccata nei ghiacci e loro cominciano a fare altre operazioni di studio, fanno i buchi nel ghiaccio, fanno analisi, cercano reperti di qualunque tipo sul ghiaccio, cioè si lavora, non è che non c'è niente da fare. C'è un problema però, visto che Shackleton non era politicamente importante come Scott, lui in realtà non ha tutti i soldi che gli servirebbero per comprare una bella nave. Perché le navi che si incagliano nel ghiaccio hanno una caratteristica, quelle che servono per andare, che sono predisposte per questa vita, hanno la chiglia a V stretta, perché nel momento in cui il ghiaccio stringe, non le spacca, ma fa pop, esce dal ghiaccio. Questa purtroppo no. Era una nave bellissima, solidissima, comprata di seconda mano, ma splendida, ma inadatta. Era una nave, sì, da navigazione artica, ma non da restare incagliata nel ghiaccio. E quindi accade ciò che nessuno avrebbe voluto vedere. In questo momento siamo qui. Quando la nave si incaglia, siamo esattamente al punto di partenza della nostra presentazione. Siamo dove loro giocano a pallone. Anche qua Shackleton ha acquisito un po' di lezioni. Prima di agire osserva. Si troverà in condizione di licenziare delle persone sul momento. La nave partirà prima di Shackleton, sta scoppiando la prima guerra mondiale. Lui raggiungerà la nave a Buenos Aires 2 settimane dopo dalla partenza. Quando raggiunge l'Endurance a Buenos Aires, si rende conto che il capitano Worsley, che era un bravissimo capitano ma un pessimo gestore di uomini, aveva distrutto il clima del gruppo. Shackleton, prima di intervenire, passa 2 settimane a osservare i suoi uomini, senza fare niente. Dopo 2 settimane licenzia 3 persone, fra cui il cuoco. Da lì poi ripartiranno. Questo è fondamentale. In ogni momento, quando c'è una decisione importante, lui informa i suoi uomini. Li raduna in una... dov'è in quel momento? Come ad esempio quando licenzia le 3 persone, spiega a tutti gli altri cos'è accaduto, perché li ha licenziati, che cosa farà. Non lascia mai che voci, i cosiddetti rumors, serpeggino all'interno della truppa. Vuole che loro siano perfettamente informati e sappiano il perché delle scelte. Rompi le gerarchie tradizionali e fai sperimentare a tutti i vari tipi di lavoro. Una cosa bellissima di Shackleton, che lui, oltre a fare affiancamenti fra gente di ruoli diversi, stava lui stesso a fianco alle varie persone, e quando ci stava, raccontano i suoi, che ci stava con umiltà, cioè non andava là dicendo ti faccio vedere io come si fa il macchinista, te lo insegno io, ma stava là e faceva una cosa che è rara, faceva domande.
Cioè chiedeva, mi spieghi cosa stai facendo, voglio capire quello che fai. Ma non perché ti voglio controllare, perché voglio capire quello che fai. La finalità è differente. Sì, ad esempio, non far mai fare a qualcuno qualcosa che tu non faresti. Stabilisci eventi periodici per costruire lo spirito del gruppo, celebrazioni, eroi. Sii imparziale nel definire premi e carichi di lavoro. Entriamo nel vivo della nostra storia. Siamo nel 24 febbraio. La nave viene tramutata in stazione invernale. A ognuno viene dati compiti. In queste condizioni, ragazzi, e questo è uno dei fattori più demotivanti che c'è per un essere umano, il grande nemico è la noia. Se avete mai provato la noia, anche quando fate le stesse cose, anche a lavoro può succedere, no? È una delle cose che più taglia le gambe alle persone. E lui si assicura che le persone non si annoino. Ad esempio, a quel punto i cani entrano in gioco. Comincia, pensate, si inventa addirittura le gare con le slitte. O così ottiene due cose. Uno, la gente adora le scommesse. Quindi si divertono. Due, allena i cani e coloro che dovranno guidare le slitte. E li selezionerà, farà provare a tutti i suoi uomini a guidare la slitta. Finché non trovi i migliori. Quelli che sono più predisposti a guidare le slitte coi cani. Passano i mesi. Queste due frasi che leggiamo sono due passaggi di due diari. Il primo diario è di uno dei componenti dell'equipaggio del Belgica. Il Belgica è una nave che è salpata qualche anno prima. Sentiamo cosa dice. La maggior parte di quelli che stanno con me in cabina si è molto ingrigita in soli due mesi, sebbene pochi abbiano più di 30 anni. I nostri volti sono tirati e manca qualsiasi voglia di scherzare e di ridere. Non vi è più alcuna speranza nei nostri sguardi, il che è già di per sé uno degli eventi più tristi dell'esistenza. Ora sentiamoci un pezzo di diario analogo però dell'Endurance. Nella Billabong, lo spazio sotto coperta, regna un'atmosfera poetica. Macklin nella sua cuccetta sta scrivendo dei versi e io sto facendo lo stesso. McElroy sta preparando un abito da ballo scollato, mentre Hank Lassey, il meteorologo, è assediato da aspiranti studenti di banjo. 5 mesi dopo l'incagliamento nei ghiacci. Perché dovete pensare che in quel momento, 5 mesi dopo l'incagliamento nei ghiacci, fuori è sempre buio. Ci sono solo le stelle e la luna, non c'è mai la luce. Oltre 15 persone, membri dell'equipaggio, tenevano un diario regolarmente e sono riusciti a salvarli. Shackleton ha permesso loro di portarsi via i loro diari. Attenzione, qualche grammo in più o in meno su un'imbarcazione, su una scialuppa, fanno la differenza fra affondare e stare a galla. Ma sapeva quanto per loro era importante poter scrivere, perché scrivere ti permette di fare una cosa, passi perlomeno il tempo, perché non c'è niente da fare quando sei su una scialuppa, bloccato su un pack. La nave affonda, o meglio, la nave comincia a incagliarsi e urla, stride. Sono impressionanti i racconti di quei momenti, fino a che a un certo punto cede. La cosa bellissima, ora questo qua è White, che è un po' scombinato, lo vedete che non è a posto, è quello di prima, è il braccio destro. Guardate come lui guarda Serafico con la pipa. Che problema c'è? È affondata. Ora, è bellissima la scena di quando Shackleton annuncia ufficialmente che la nave verrà abbandonata perché non c'è più speranza. Uno magari si aspetta panico, grida, niente, nessuno fa una piega. Lui chiama tutti i suoi uomini, gli racconta quello che sta accadendo, gli racconta che cosa faranno in quel momento, gli racconta che cosa faranno in futuro. Gli dice, allora signori, la nave sta cedendo, è evidente, quindi quello che c'è da fare in questo momento è salvare tutto quello che è salvabile in termini di attrezzatura, tirare giù le nostre scialuppe e ci prepariamo per ritornare a casa. Ma sei normale, sei in mezzo a ghiaccio con 3 scialuppe, non sai neanche dove sei praticamente. Gli ha spiegato per filo e per segno quali erano i piani. Si aspetta che il ghiaccio si sciolga, buttiamo le scialuppe in acqua, andiamo su quell'isola, facciamo campo, un'altra barca partirà per andare su quell'altra isola per richiamare aiuto. Che ci vuole? Speranza. Tutto si svolge in maniera estremamente ordinata, le persone scaricano il materiale dalla barca, preparano il campo e riparte un'altra volta la routine del campo invernale. Quando la nave affonda, sono lì. Ora, come vedete, sono in mezzo al nulla. Sono sul mare. Il loro problema qual è adesso? Che il pack si muove e devono sperare che il pack si muova verso la costa. Questo è il campo, Ocean Camp, il primo campo che faranno. Questo è il secondo campo, Patient Camp. Ora, se vedete, 1 novembre e 8 novembre, perché devo fare 2 campi in 2 giorni? E i 2 campi sono a poche miglia di distanza uno dall'altro. Il pack era solido in quel momento,
non era un problema di pacche, era un problema che le persone dopo qualche giorno cominciano a lamentarsi del fatto che non stanno facendo nulla per salvarsi. Allora, visto che Shackleton è molto attento ai suoi uomini, cosa fa? Bene, gli dice, signori, ho deciso di provare a trascinare le nostre scialuppe verso terra, quindi ci spostiamo, impacchettiamo le barche, le tre scialuppe che sono con noi, e andiamo. Ora, le scialuppette dell'epoca non erano proprio dei gommoni, pesavano una quantità di tonnellate industriale, più erano cariche di materiale. Si spostano per 3 giorni trascinando le scialuppe. In questi 3 giorni coprono una distanza di 9 miglia. In 3 giorni di sofferenza pura. A un certo punto gli uomini lo guardano e gli dicono: ma sai che non è male neanche qui? Sì, aspettiamo? Ok, aspettiamo. Andiamo a prendere materiale di là e portiamolo di qua. Qua ci resteranno un po', fino al 9 aprile 1916. Oh, 8 novembre, 9 aprile. È un po' di tempo, sul pack. Questi sono i tentativi di spostamento delle scialuppe. Erano degli sforzi disumani. Se voi leggete gli sforzi di queste persone, non si capisce come l'uomo possa fare degli sforzi di questo tipo. A un certo punto, purtroppo, i cani non ci saranno più. E anche qua si capisce quanto Shackleton sia una persona realmente empatica. Quando dovrà ammazzare i cani, in quel momento i cani sono parte del gruppo, a tutti gli effetti. E non è una scelta facile ammazzare quei cani. Ordinerà a Wild di farlo, perché è l'unica persona di cui lui si fida che possa tenere a livello mentale un compito di questo tipo. E la cosa che lui farà, che è incredibile, è che quando darà l'ordine, in primis lascerà intendere alla gente un po' prima che lo farà, gli darà un po' di tempo per elaborare il lutto. Secondo, prenderà ogni singolo capo muta e nel momento in cui i suoi cani vengono ammazzati, Shackleton starà con lui, se lo porta in giro, lo rassicura, lo conforta, perché sa che in quel momento quei cani rappresentavano tantissimo per gli altri, ma soprattutto per lui. Questo era l'animo sensibile di Shackleton, perché per il resto era un uomo ferreo. Quando inizia una crisi, rivolgiti immediatamente al tuo staff, ribadisci la tua leadership, informalo dei piani, chiedi supporto e dimostra assoluta fiducia. E quando lui gli dice il piano, non è che gli dice che sarà una passeggiata, sanno benissimo che sarà sofferenza e lui glielo chiarisce molto bene. Non crea false aspettative. Rimuovi gli strati superflui di gerarchia. Quando c'è crisi, gli strati intermedi no, soprattutto in un'azienda come questa. Le persone in crisi si rivolgono direttamente al capo, lui appiattisce tutto, tutti riportano a lui in quel momento. Crisi, occhio. Tieni le persone malcontenti vicino a te. Loro avranno a disposizione 4 tende. Ci sono persone che cominciano a lamentarsi in maniera significativa. Uno è il fotografo, che è sempre stato un po' molesto. Il secondo è il vecchino di prima, quello che vi ho fatto vedere. Bene, ho 4 tende, Shackleton in una tenda da 4. Dove li metterò questi due? Insieme a lui. Lui si tiene i malcontenti vicini. Non li metti in un angolo nella scrivania lontana. Li tiene con lui, perché vuole evitare che questi malcontenti poi diffondano il malcontento all'interno della truppa. Non si può permettere di avere dei pessimisti in giro che menino grame, che dicono no, non ce la faremo. Pensa al futuro. Il passato è passato. Da quando affonda la nave, lui non parlerà mai più dell'Endurance. Lascia il tempo per digerire le idee impopolari. Lascia intendere le tue decisioni in anticipo. Non farle calare come una mazza. 9 aprile 1916, il momento che hanno atteso per mesi. Il ghiaccio diventa particolarmente instabile, diventa umido, comincia anche a piovere. Che non è particolarmente divertente, perché tu vivi nel fango sostanzialmente in quel momento. Una poltiglia, una granita di ghiaccio. Questo diventa il pack. È il momento di lanciare le navi. È un momento durissimo, difficilissimo, un po' perché sono fuori allenamento, un po' perché è qualcosa che non hanno mai fatto, nessuno di loro ha mai navigato con delle scialuppe in mezzo al pack. Dovete pensare, piccole barchette di 6 metri che navigano in mezzo agli iceberg. Se sbagli un po', vieni schiacciato. Il 15 aprile arrivano su Elephant Island. Per 6 giorni e 6 notti consecutive non hanno fatto altro che remare. Hanno provato un paio di volte ad accamparsi su alcuni iceberg galleggianti. Ma dopo un po' questi si spaccavano e tendevano a rovesciarsi.
e quindi sono dovuti per forza scappare. Passavano la notte sulle imbarcazioni, freddo, bagnati, a svuotare le imbarcazioni di continuo, incastrati in mezzo al materiale. Sono 6 giorni di sofferenza, non potete capire la sofferenza umana di queste persone. E per 3 giorni non riescono neanche a bere, perché non c'è niente da bere. Sono coi piedi e le mani gelati, alcuni di loro poi perderanno dita, eppure sopravvivono tutti. Qui è il capitano Worsley, quello che non sapeva tenere la disciplina. Ecco, lui in compenso era un grandissimo navigatore. E riesce a portarli su Elephant Island. Ora, Elephant Island non è un'isola caraibica. Elephant Island è questa. Questa è Elephant Island, è un'isola fatta di sassi. E qui comincia la fase finale di quell'avventura, la fase del ritorno effettivamente a casa. Per alcune settimane si mettono al lavoro per costruire un'imbarcazione. Quello che Shackleton ha in mente di fare è qualcosa di mai tentato prima. È qualcosa che è ritenuta ancora adesso come la più grande impresa velica di tutti i tempi. Questo è il momento del lancio dell'imbarcazione. Guardate questa foto. Sembrano un gruppo di persone che salutano. Buone vacanze! Ci vediamo presto. Speranza. La James Caird, una delle 3 scialuppe, parte. Parte per una missione apparentemente impossibile. La missione è questa: percorrere 800 miglia marine per andare con una scialuppa di 6 metri a raggiungere la Georgia del Sud. Ora sta ricominciando l'inverno antartico. Fa un freddo tremendo. Loro sono vestiti di stracci. Lui sceglie 5 persone da portare con lui. Il capitano Worsley, per forza, perché gli serve un navigatore. Il suo secondo ufficiale, un marinaio molto abile, e poi ne porta altri 2. Porta via dal gruppo i menagram, porta quelli negativi. In queste 2 settimane, il capitano Worsley riuscirà a fare solo 3 punti nave, eppure riescono ad arrivare. Sono in vista della Georgia del Sud, incredibilmente ce l'hanno fatta. A un certo punto dice: ragazzi, sta schiarendo! Non stava schiarendo, era un'onda anomala. Arriva un'onda anomala che rovescia la barchina. Non si sa come la barchina si raddrizza. Riescono ad arrivare lo stesso. Arrivano sulla Georgia del Sud. C'è un piccolo problema però. Devono farsi 30 miglia in linea d'aria per arrivare dove c'è la baleniera. Questo è il percorso che faranno. Questa è la mappa disegnata dal capitano Worsley. Questa volta Shackleton si porta dietro il capitano Worsley e il suo secondo ufficiale. Il menagramo li lascia sulla spiaggetta. Per fare questo percorso simpatico ci mette 24 ore. Loro in 24 ore tagliano 30 miglia di territorio non tracciato a piedi e senza mai dormire. Shackleton non dorme per tutte le 24 ore, permette intanto agli altri 2 di dormire dei microsonni. Li lasciava 2 o 3 minuti giù, perché sapeva che se si fossero realmente addormentati non li tirava su più. Sarebbero morti di freddo e di stenti. Leggenda narra che quando incontrano il primo baleniere norvegese, il baleniere si mette a piangere. Questa è una foto scattata poco dopo il loro arrivo e che si sono ripuliti. Potete vedere un giovane Shackleton a 41 anni. Wilder era diventato uno splendido comandante anch'egli. Eppure in assenza di Shackleton, sull'isola di Elephant, senza sapere dove diavolo erano gli altri e se qualcuno sarebbe mai venuto a prenderli, facevano la foto di gruppo. Perché il morale è sempre importante. Il morale è quello che ci manterrà vivi. Questo è il meteorologo, Assey, che gira col banjo. Marson lo prende in giro. Perché a un certo punto pare che un pinguino si fosse affezionato a lui e girava sempre questo pinguino dietro. Il 30 agosto la Yelko, al terzo tentativo, perché ci vogliono 3 viaggi consecutivi prima di riuscire a tornare ad Elephant Island, torna a prendere i suoi. Sono trascorsi 24 mesi e 22 giorni dalla partenza dell'Inghilterra. Tutti i suoi uomini sono vivi e vegeti. È riuscito a salvarli tutti. Coraggio e forza di volontà possono fare miracoli. Non conosco esempio migliore di ciò che quell'uomo ha compiuto. Shackleton dava il meglio e ispirava la massima fiducia quando le cose volgevano al peggio. Il suo modello di disciplina era molto giusto. Non credeva nella disciplina inutile. Indipendentemente da quello che accadeva, era sempre pronto a cambiare i suoi piani e a farne nuovi. E nel frattempo ridere, scherzare e divertirsi agli scherzi degli altri. Ernest Shackleton morirà alcuni anni dopo nella Georgia del Sud, nella sua ultima missione. Tornerà perché voleva portare a termine ciò che non era riuscito a compiere. Ma all'arrivo sulla Georgia del Sud, sull'isola, si spegne, semplicemente, di fatica. I dottori gli avevano detto: non partire, non ce la fai questa volta. Ma lui, duro.
quelli che vedete intorno a lui, quella è la tomba di Shackleton. Qua riconoscete Wilde. Tutti questi uomini che sono in questa foto erano con lui anche sull'Endurance. Non paghi sono tornati ancora per riprovarci insieme al loro capitano.